Buonasera amici di Campana Tube Channel, siamo qui da Tripalda alla festa del cioccolato, qualcosa che mette d'accordo tutti, grandi e piccini. Andiamo a vedere. Ciao, come ti chiami? Pierpaolo. È il primo giorno che partecipi a questa manifestazione? Sì, è la prima volta che vedo le bancarelle, sono molto belle. È stato fantastico che hanno fatto questa mostra, questa fiera qui alla Sei di Tripalda. Tripalda? Sì. Hai già assaggiato qualcosa? Non ancora, però sono molto tentato a farlo, a dire la verità. Cosa assaggerai? A vista, cos'è che ti attira di più? Perché? I tartufini. Mi piacciono, sono buoni. Prendo quelli. Tu che sei della Tripalda, quindi ti è piaciuta, farei un appello per far rifare questa manifestazione al comune? Assolutamente sì. Ok, allora ti ringraziamo e salutiamo gli amici di Campana Tube Channel. Grazie, ciao. Dolcezza, io sono Carmine, l'azienda si chiama Max Dolcezza, siamo di Foggia. Sono 30 anni che abbiamo un'attività e siamo qui oggi ad Atripalda per la festa del cioccolato. Quali sono i vostri prodotti e le vostre specialità? Allora, possiamo partire dalle creme, che ci sono di vari gusti, poi ci sono varie frutte bagnate in fondente, soprattutto le arance del Gargano che sono il nostro territorio. Poi, come puoi vedere, c'è una vasta gamma di cioccolato, da tartufi, tavole, tracè, c'è un po' di tutto, abbiamo un po' di tutto. La gente cos'è che preferisce? Guarda, una cosa in particolare non c'è, ti posso dire che per la frutta, soprattutto le arance, vanno matti. Anche i tartufi sono molto richiesti. Tavole, un po' di tutto, sì, non c'è una cosa specifica. E i bambini invece? Bambini, i soliti lecca lecca, quelli piccoli, così da gustare in facilità, insomma. Va bene, allora ti ringraziamo e se puoi farci un saluto agli amici di Campana Tube Channel. Grazie. Cannolo siciliano. Come mai avete preferito il cannolo piuttosto che la cioccolata, visto che qui siamo al festival della cioccolata? Per Personale proprio, cioè ci impazzisco per il cannolo, quindi la cioccolata invece? no, per mo vediamo, dai. No, Quindi ancora non hai assaggiato nulla? Ok, siamo appena arrivati. allora ti lasciamo mangiare. Grazie, no. Come mai ti trovi qui? Ma c'è la mia ragazza che sta lavorando, quindi sono venuto a trovarla per vedere un poco che cosa accadeva in questa festa della cioccolata e mi sembra bene. Sei di Atripalda? No, di Aiello. Ti piace come manifestazione? Sì, io sono stato anche l'anno scorso ad Avellino, anche se è stato un poco il tempo, non è andato abbastanza bene, ma l'ho seguito anche, è andato a Caserta, è tutta un'altra cosa per la popolazione, però vedo che. Cos'è che si dovrebbe migliorare secondo te? Ma non lo so, è questione di paese in paese, è proprio la mentalità. In ogni paese c'è una mentalità e quindi non penso che ci sia da migliorare perché loro comunque vendono prodotti eccellenti e fanno il loro dovere. Quindi hai mangiato parecchia cioccolata, immagino. Non tanto perché non sono un tipo che piace la cioccolata, anche se mi farebbe piacere assaggiarla, ma non mi piace più di tanto. Allora ti ringraziamo, facciamo un saluto anche alla tua ragazza che ora sta lavorando e facciamo anche un saluto agli amici di Campania Tube Channel. Un saluto a Campania Channel. È la prima volta che partecipate alla festa del cioccolato? Sì. Sinceramente sì. Cos'è la cosa che vi ha colpito di più? Tutti i tipi di cioccolato, anche se vedo che comunque sembrano quasi simili. Quindi niente in particolare. No, sinceramente, o forse perché penso più alla bambina, però. La Bambina ha mangiato qualcosa? Ancora No, lei piccolina non per può assaggiare il mangiare cioccolato. cioccolato. E quindi. Grande. Ritornerete? Sera. Di dove siete? Mercato San Severino. Fin qui, quindi solo per la festa del cioccolato? Sì. Avete già mangiato qualcosa? Abbiamo mangiato, come si Il chiama? waffle al cioccolato. Buono? Sì, molto. Buono quello nero, io ho preso quello bianco. Assaggerete qualche altra cosa? Penso di sì, siamo qui per questo, è normale. Va bene, allora facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel e ringraziamo voi di essere qui. Grazie anche a voi, grazie. Cosa ci fai qui? Sono qui per fare un giro e per vedere questa festa com'è bella. È il primo giorno che vieni? Sì, primo giorno. Cosa assaggerai? Qual è la cosa che ti attira di più? Quei cioccolatini che ho visto là a terra, mi piacciono quelli con la nocciola. Non Ti piace molto il cioccolato? tanto, però devo dire la verità, qualcosina mi piace. Ritornerai o sei venuto giusto così per sfizio oggi? Sono venuto per fare un giro. La prossima volta, se la faranno, tornerò un'altra volta. Cosa stai mangiando? Uno yogurt.
Come mai la festa del cioccolato hai deciso di mangiare lo yogurt? Guarda, veramente io sono povera e in realtà non l'ho neanche comprato io, me l'ho comprata mia sorella, quindi non dovevo proprio mangiare stasera. Quindi non assaggerai nulla? No, non assaggio nulla, però ho già assaggiato altre cose da Avellino a Natale. E cos'è che ti è piaciuto di più? Il cannolo siciliano, il tartufini, questo. Va bene, allora salutiamo gli amici di Campania Tube Channel. Ciao! La mia azienda ha 45 anni di tradizione, arrivo da una famiglia di pasticceri e cioccolatieri, lo siamo tutti in famiglia. Portiamo in giro per l'Italia dei prodotti abbastanza vari, che vanno dalla pralineria al cremino a taglio e i soggetti della Walt Disney in cioccolato. Da ciò che hai potuto vedere, quali sono i prodotti più acquistati? Ma dipende soprattutto dalla fascia di età. Ovviamente i bambini cadono su quello che è colorato, su quello che è divertente, anche perché la fiera del cioccolato nasce prevalentemente per attirare i bambini, insomma, per far divertire i bambini. Dopodiché gli adulti puntano su qualcosa di un po' più diverso, un po' più ricercato. Dipende più che altro dall'utente. Allora invitiamo tutti i partecipanti a questa manifestazione a venirti a trovare e ad assaggiare le tue specialità. Ah, io lo spero, vi aspettiamo, siamo qui fino a martedì. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, money, money. Dalla. Siamo con Giovanna. Illustraci un po' l'iniziativa che stai svolgendo qui alla festa del cioccolato, come si svolge e cosa offrite ai bambini. Noi qui siamo con Eraore Eventi e stiamo offrendo animazioni per i bimbi con palloncini, trucca bimbi e un Choco Play, un gioco a cioccolato con la spiegazione di come nasce il cioccolato e facciamo dei disegni al cioccolato e siamo qui un'intera giornata per giocare con i bambini. Quali sono le cose preferite dai bambini? Un po' tutto, gli piace sia i palloncini sia il trucca bimbi, stiamo avendo molto successo. Va bene, un saluto amici di Campania Tube Channel e anche complimenti per questa organizzazione. Ciao! Illustraci un po' cosa producete, qual è la vostra specialità? Noi siamo specializzati nella produzione del vaffellino, che è un vaffel diverso da quello a piatto. Questo è fatto su uno stecco e poi viene imbevuto nella cioccolata nera, una spalmabile alle nocciole, o nella cioccolata bianca, che è sempre una spalmabile alle nocciole. Cos'è quello che la gente preferisce di più? Sicuramente il vaffel per i bambini, ma anche per gli adulti. La curiosità, perché è un prodotto non già visto, è una novità, e la gente apprezza molto. Allora facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel e invitiamo tutti quanti le persone presenti qui ad assaggiare questo buonissimo waffle. Vi aspettiamo qui, siamo qua fino a martedì, in numerosi, e proverete tutte le nostre prelibatezze. Cosa sto mangiando? Cosa ho assaggiato? Oh, ho assaggiato vari cioccolati, dal fondente, cremino, cose varie, insomma. Anche un trevisano e siciliano molto impressionante, cioccolato al freddo e croccanti vari. Cos'è quello che le è piaciuto di più? Mi sa che mi sono soffermata al Treviso e alla Sicilia, per adesso. Sappiamo che la manifestazione durerà fino a martedì, ritornerà per provare altre prelibatezze? Beh, diventa difficile, io sono saltata così fine settimana, avevo visto l'avviso, mi sono fatto 10 minuti, ci sono con la bicicletta. Va bene, allora salutiamo gli amici di Campania Tube Channel. Ciao! Siamo con Riccardo. Di quale azienda sei l'esponente rappresentante? Cioccolato Moro di Eros Moro, Codogne di Treviso. Le vostre specialità quali sono? Croccante e macaron. Buonasera, siamo con Marco. Parlaci un po' della tua azienda, di dove sei, dei tuoi prodotti. Ciao, noi siamo di Torino, la nostra azienda si chiama Roma Store. E produciamo tutto cioccolato artigianale, dal cioccolato e caffè artigianale, dal classici della produzione piemontese ad alcune nostre chicche, diciamo così. Quali sono queste vostre chicche? Il cremino di una volta con la pasta di nocciole e la crema di gianduia, i nostri cunesi, che sono i prodotti tipici, che sono da quest'altro lato. Poi abbiamo i tartufi, le nostre creme spalmabili, sempre con la nostra nocciola delle langhe, e poi il cioccolato. Il cioccolato in forme particolari, in tavolette tascabili. Qual è il tipo di cioccolato che la gente preferisce? Tendenzialmente il fondente, ma ho visto che qui sulla piazza di Atripalda piace molto il cremino
almeno parlo per noi, perché, o si riconoscono molto nel cuneese, nel cremino, e quindi stanno apprezzando i nostri prodotti. Quindi i gusti delle persone cambiano da zona a zona? Sì, penso di sì, da zona a zona, o magari perché sono state già in visita nella nostra città, hanno già assaggiato un prodotto di un'altra azienda, comunque un altro cuneese, un altro cremino da noi a Torino, e quindi da lì stanno ricomprando i nostri prodotti, anzi tornano a ricomprarlo, già da ieri e l'altro ieri sono tornati più volte, e questo per noi è una piccola soddisfazione, anzi una piccola grande soddisfazione. Allora ringraziamo di essere presente e facciamo anche un saluto agli amici di Campagna TV Channel. Ciao amici di Campagna TV Channel, veniteci a trovare qui ad Atripalda e venite a assaggiare il nostro cioccolato di Torino. Prima volta che, primo giorno che vieni qui? No, già ieri sera sono venuto. Cosa hai assaggiato? Ho assaggiato un po' di gianduiotto, cioccolato fondente con le nocciole, è una bella festa per la città di Rivalda. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più? Ma la gente che ci sta in questo momento, poi anche perché raccoglie tutti gli atripaldesi in piazza, e quindi è sempre un momento di festa quando c'è la possibilità di socializzare, di confrontarsi e niente, di parlare. Questo è di solito quando non organizzano queste manifestazioni, o comunque ognuno si sta per i fatti suoi, invece questi qua sono momenti di aggregazione, e questo la socializzazione. Quindi una manifestazione da rifare secondo te? Sì, sì, sì. Allora facciamo un appello al Comune di Atripalda per far sì che questa manifestazione sia ripetuta. E con la speranza che l'anno prossimo questa manifestazione sia ripetuta e niente. Facciamo anche un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Un saluto agli amici di Campagna Tube Channel.